Ciao, stai per ascoltare l'episodio numero 151 di Salvatore Racconta, un podcast settimanale in italiano per stranieri curato da me, Salvatore, un insegnante di italiano con la passione per le storie. Se cerchi qualcuno per migliorare il tuo italiano o semplicemente per parlarlo con regolarità e arricchire il tuo lessico, offro corsi di perfezionamento e conversazione online per studenti individuali e piccoli gruppi. Se vuoi saperne di più, scrivimi a salvatore.tantoperparlare@gmail.com. Ma non farlo subito, aspetta qualche minuto. Ora c'è una storia da raccontare. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto! C'è una parola che ultimamente in italiano ha cambiato significato. Anzi, secondo alcuni, non è che ha cambiato significato, ma le persone la usano male. Ed è la parola iconico, un calco dall'inglese iconic. Se la cercate sul vocabolario italiano, troverete il suo significato originale. Ma se lo trovate scritto oggi in un articolo o pronunciato da qualcuno, in un podcast, in un film o per strada, potete avere la certezza che il significato è quello della parola inglese, ovvero qualcuno o qualcosa di così importante da essere diventato un simbolo. Giusto o sbagliato che sia, iconico oggi è una parola con cui moltissime persone descrivono un film ancora oggi molto attuale, nonostante abbia quasi 50 anni. Una commedia all'italiana, anzi forse proprio la commedia all'italiana, con l'articolo determinativo, quella che ha fatto scuola, che ha costruito un mito, con personaggi riconosciuti da tutti, battute e scene citate a memoria e anche con l'onore più grande possibile, ovvero quello di avere inventato una parola che prima non c'era, una parola che pronuncia uno dei protagonisti del film, dal suono apparentemente volgare, ma in realtà innocente, e che non significa niente, anzi significa proprio il fatto di non significare niente. Sembra confuso? Lo capisco, ma non preoccupatevi, ci torneremo. Fatto sta che il film di cui parliamo ha inventato una parola che oggi si trova sui dizionari di lingua italiana, almeno su alcuni. È un film molto divertente e molto amaro, in certe parti forse invecchiato male, ma in altre ancora profondamente attuale. Fa quello che dovrebbero fare tutte le commedie vere, cioè fa ridere, a volte fa ridere proprio tanto, ma fa anche riflettere. E i protagonisti li guardi un po' con invidia, un po' con ammirazione, un po' con la voglia di essere uno di loro, ma anche con un po' di compassione. Sono quattro amici, anzi cinque, protagonisti tutti assieme anche nel titolo, Amici miei. La storia di Amici miei è allo stesso tempo semplice e complessa. Racconta le vicende di cinque amici nella Firenze degli anni 70. Sono tutti uomini adulti, quasi tutti oltre la cinquantina, e quasi tutti loro piuttosto infelici nelle loro vite. Eppure, o forse proprio per quello, amano tantissimo gli scherzi. Tra di loro si chiamano quasi sempre per cognome, anticipato dall'articolo determinativo, una cosa che in Italia in passato si faceva di più,
e oggi molto meno, a dire il vero. Ma per rispetto della storia e dei personaggi lo faremo anche qui. Dunque, cominciamo a presentarli. Il primo, e voce narrante della storia, è Giorgio Perozzi. Anzi no, scusate, il Perozzi. Lavora alla Nazione, il giornale più venduto a Firenze. È separato e vive da solo, anche se a settimane alterne divide l'appartamento con il figlio, che fa l'insegnante e fa la spola tra Firenze e Milano. Poi c'è il Melandri, scapolo, ma che si innamora facilmente. Fa l'architetto al comune ed è riconoscibile per due caratteristiche molto particolari: la sua barba bionda da imperatore tedesco e una risatina nervosa che non riesce proprio mai a controllare. Il terzo amico è il Necchi, il più giovane della banda, belloccio, con i baffi e i capelli sempre ben pettinati, e coproprietario di un bar che gestisce assieme alla moglie e dove gli amici si ritrovano per bere, fumare e giocare a carte. Il quarto è il personaggio più famoso di tutto il film, il conte Raffaello Mascetti, oppure, ancora una volta, più semplicemente il Mascetti. Viene da una famiglia nobile e ne va molto fiero, ma ha sperperato tutti i soldi ed è poverissimo. Vive in un seminterrato umido e buio con la moglie e la figlia, vende enciclopedie e organizza piccole truffe. Al quartetto base si aggiunge presto un quinto elemento, il professor Sassaroli, un medico ricco e annoiato che si unisce ai quattro amici fiorentini per partecipare alle loro zingarate. Cosa sono le zingarate? Ecco un'altra parola resa famosa da Amici miei. La zingarata, per i protagonisti del film, è un piccolo viaggio in macchina un po' improvvisato per scappare dalla quotidianità grigia e noiosa. Devo fare qui una precisazione. La parola da cui deriva è zingaro, un modo oggi estremamente offensivo e inopportuno per riferirsi a una persona di etnia Sinti o Rom. Nel film, tuttavia, non ha nessun significato razzista o xenofobo. Insomma, i protagonisti sono uomini annoiati che si divertono a scappare in macchina per dare fastidio e fare scherzi in giro. A volte sono semplici scherzi telefonici, altre volte si tratta di imbucarsi a una festa o andare alla stazione per tirare schiaffi in faccia alle persone affacciate al finestrino di un treno in partenza. Altre volte ancora, invece, sono scherzi più elaborati, come quando gli amici vanno in un paesino e fingono di essere un gruppo di geometri che deve demolire case e palazzi per la costruzione di una nuova autostrada. Oppure quando fingono di essere un gruppo di pericolosi criminali immischiati nel traffico di droga. Nella loro vita sembra che gli scherzi siano la cosa più importante da fare. Nonostante siano quattro uomini adulti, di cui tre sposati e due con figli, odiano le responsabilità e la routine e pensano solo a divertirsi. Sembrano, anzi sono, molto infantili e orgogliosi di esserlo. La loro idea di divertimento, infatti, non è quella, per esempio, di bere tantissimo o scommettere o pensare al calcio. Si divertono a fare scherzi stupidi, a stare tra loro, uniti da un'amicizia che sembra quella tra bambini di 10 anni, uniti da cose che capiscono solo loro e che per gli altri sono misteriose, a partire dalla supercazzola. Eccola la parola inventata da Amici miei, supercazzola. È lo scherzo preferito di uno dei protagonisti, semplice e geniale. In pratica, il Mascetti, il nobile decaduto, inizia a parlare con qualcuno in modo molto formale, usando una serie di parole che sembrano ufficiali e complicate, ma che in realtà non significano assolutamente niente. La più importante di queste,
appunto, è Supercazzola. La persona che ascolta Mascetti mentre dice quelle parole, ovviamente non capisce niente, ma lo ascolta perché sembra molto serio. Così, ancora oggi, nel linguaggio quotidiano, quando una persona dice cose senza senso, quando non ha niente di serio da dire, si dice che fa una supercazzola. Lo fanno spesso certi politici, avete presente? Ma torniamo a noi. Come detto, gli amici scherzano sempre, in continuazione, e sembrano felici solo quando sono insieme. È una cosa apparentemente molto bella, ma anche profondamente triste, in particolare nel loro rapporto con le donne. Da un lato, gli amici non resistono al fascino femminile. Gli piace commentare, per esempio, un gruppo di operaie che vanno a lavorare e parlano continuamente d'amore. Allo stesso tempo, però, sono completamente incapaci di avere rapporti normali con delle donne. Il Perozzi, come detto, è separato dalla moglie e non la vede mai. Il Mascetti è sposato e ha una figlia, ma anche una relazione clandestina e un po' tossica con una ragazzina che va al liceo. Il Necchi, in teoria, lavora con la moglie, ma la lascia spesso sola per andare a fare le sue zingarate con gli amici. E poi c'è il Melandri, che non è sposato e si innamora di una donna giovane, ma poi si scopre che vivere con lei non gli piace per niente. Troppi obblighi, impegni, due bambine, un cane, i costi da sostenere. Così una sera, semplicemente, esce di casa e va via. Va con gli amici in stazione a prendere a schiaffi la gente. E poi, mentre corrono tutti insieme a un altro binario, grida ridendo: «Ragazzi, ma come si sta bene tra noi, tra uomini? Ma perché non siamo nati tutti finocchi?» Dove l'ultima parola è un modo oggi dispregiativo e inaccettabile per dire omosessuali. È una frase detta così, in pochi secondi, prima del cambio della scena, ma è così sincera. Questi uomini sanno stare bene solo tra loro, solo tra maschi, come bambini dell'asilo mai davvero cresciuti. L'uso di parole come finocchi o zingarate non è opportuno oggi. La sensibilità linguistica è cambiata radicalmente. E certo, ci sono molte scene di amici miei che erano divertenti negli anni 70 e oggi sembrano invece molto tossiche. Come quando il Mascetti picchia e insulta la sua amante quando la scopre a letto con un'altra donna. È sbagliato, tuttavia, pensare che Amici miei sia un film del tutto invecchiato male o che promuova una visione completamente patriarcale della società. Certo, come detto, i protagonisti principali sono tutti uomini e le figure femminili nel film sono tutte secondarie e quasi tutte senza personalità. Allo stesso tempo, però, i nostri protagonisti non sono certo eroi positivi. Il regista, Mario Monicelli, non ci presenta gli amici come modelli da seguire. Sono simpatici, divertenti, ma anche tragici e disperati. Le loro vite sono insoddisfacenti e piene di fallimenti. Il Mascetti, per esempio, è orgoglioso di essere nobile, ma è sempre senza soldi. Il Necchi sembra molto sicuro di sé, ma a un certo punto confessa che lui e la moglie hanno perso un figlio. Il Perozzi ha un'ex moglie indifferente e un figlio che lo disprezza nel profondo. Nessuno di loro sta davvero male. In qualche modo se la cavano, ma sono anche molto infelici. Fare scherzi, offendere, prendersi gioco delle persone è il modo che hanno di scappare dalla realtà e dalle responsabilità. Eppure, dietro tutti i loro scherzi, dietro le battutacce e le risate, c'è sempre un po' di malinconia. Il Perozzi torna a casa dopo uno dei suoi scherzi e il figlio, che è un giovane molto serio, è esasperato e si chiede quando suo padre smetterà di fare il ragazzino. Così il Perozzi si chiede
chi è che sta sbagliando tutto? Io, che prendo la vita come un gioco, o mio figlio, che prende la vita come una condanna ai lavori forzati? O forse non abbiamo capito niente tutti e due. Ci sono persone che considerano Amici miei un film di culto perché si immedesimano nei protagonisti e nella loro leggerezza, amano i loro scherzi dissacranti e proibiti e si lamentano perché oggi, nel 2024, certe cose non si possono più dire. Secondo me è una visione superficiale. Se fosse così, Amici miei sarebbe un film banale e piatto come tante altre commedie basate sul sesso e sulle parolacce. La forza di questo film è proprio nel suo doppio strato, nei suoi personaggi simpatici e tragici, e nella parola che hanno inventato e reso famosa, la supercazzola. Dire cose stupide per ridere con gli amici e cercare di non pensare al vuoto e alla solitudine che fanno tanta paura. Sia Mario Monicelli, il regista, sia gli attori protagonisti non ci sono più, da tanto tempo ormai. Hanno fatto altri due film, Amici miei parte seconda e Amici miei parte terza, con dei momenti interessanti, certo, ma non sono a livello del primo film. E poi, nel 2011, è uscito un film dal titolo Amici miei come tutto ebbe inizio, dove i protagonisti sono cinque amici fiorentini che amano fare scherzi nella Firenze del Rinascimento. Ecco, questo potete anche non guardarlo, è veramente brutto. Del vero spirito di Amici miei ha capito solo la parte degli scherzi e quindi non ha capito niente. Hai ascoltato Salvatore racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!